Landia, che cosa state lavorando? Ma stiamo lavorando per fare un omaggio e un presente della città di Ravenna ai nostri marinai che torneranno dalla Coppa America e soprattutto per quelli che torneranno di Ravenna per lasciargli un ricordo di Luna Rossa, così che rimanga nel mosaico qualche cosa. Quindi facciamo questi piccoli ricordi della loro impresa. È un piccolo mosaico appunto che rappresenta Luna Rossa e ci sono i tre colori, il grigio, il nero e il rosso, che sono un po' i colori di Luna Rossa, assieme in una cornice realizzata con una stampante. Quindi ci sono un po' delle tecnologie avanzate vicino alle tecniche più antiche, come quella del mosaico. Come si dice, la tecnica più antica è sopravvissuta nell'era moderna. E la cosa originale è che c'è anche un richiamo nei contorni e in queste specie di disegno, è fatto da questa bioplastica che ci è stata donata dalla Fondazione Raul Gardini e che ricorda un po' ciò che è stato anche il Moro di Venezia per Ravenna, e quindi ci sono dentro diverse simbologie, compreso questa, appunto, questa luna rossa che speriamo di rivedere presto gareggiare, perché visti i tempi non si capisce più se torneranno a gareggiare oppure no, e quindi lo speriamo, e questo speriamo che sia di buon auspicio, per cui le ragazze stanno lavorando a questa realizzazione, che è una cosa abbastanza. E perché poi questa luna è mutuata da una. Anche da quel famoso disegno, di quel famoso mosaico che è all'ingresso nel corridoio del comune di Ravenna, nella sede del comune di Ravenna, c'è questa luna che fu realizzata molti anni fa, mosaico da Luciano Notturni, e noi abbiamo ripreso questo disegno ricomponendolo e reinventandolo con i colori di Luna Rossa.